Ma secondo me della partita di poco, perché a parer mio abbiamo vinto con fortuna, perché per quanto visto sul campo il risultato più giusto poteva essere, anzi secondo me doveva essere un pareggio, perché è stata una partita che più o meno è stata abbastanza equilibrata da tutti i punti di vista, ripeto più o meno, sia a livello di occasioni che magari di possesso palla, che di errori, che di cose fatte bene. Quindi secondo me il risultato più giusto doveva essere in pareggio. Ma per nostra fortuna invece non è stata così, ma abbiamo trovato, secondo me, con tutto il rispetto, perché ha fatto sicuramente un bel gol meritato, però abbiamo trovato un fortunoso, tra virgolette, gol, perché non era magari una fase in cui magari attaccavamo noi, quindi diciamo il gol è venuto fuori grazie a questi vari attacchi, ma è venuto fuori così un'azione. Tra l'altro, una delle classiche azioni di Livorno, ovvero lancio l'uomo sull'attaccante e poi si spera che l'attaccante o chi c'è possa fare qualcosa di buono. Cross raso terra nel mezzo e maritato di tacco ha fatto gol. Quindi dicevo, è andata bene perché abbiamo trovato gol così, però come ho detto all'inizio video, questa volta, meno male, a favore nostro, secondo me è entrato in gioco il fattore fortuna. Niente, questo è quanto per quanto riguarda il perché, diciamo, del risultato finale. Parlando invece un po' di Livorno, c'è da dire che ancora una volta in Livorno, come ho già detto qualcosina prima, non ha gioco, perché appunto, questo è quello che ho detto prima, ripeto adesso, il Livorno 8 volte su 10 per cercare di fare qualcosa in attacco, per rendersi offensivo dal centrocampo, a volte con Giandonato, a volte con altri giocatori, la lancia lungo, lunga soprattutto, verso principalmente, ma parso capire verso il centro, a volte sugli esterni, quando c'è qualcuno sugli esterni. E poi appunto si spera che quello che riceve la palla possa fare qualcosa di pericoloso per gli avversari. E questo è il gioco del Livorno, che come ho detto non è un bel gioco, e il Livorno per ora secondo me non ha gioco, è una cosa che manca tantissimo e si fa vedere. Fra l'altro, ancora una volta, Livorno è veramente lento e oltretutto, a differenza della prima partita in casa, perché magari in casa io quando faccio un confronto faccio, diciamo, confronto tra partita in casa e partita in trasferta principalmente, soprattutto quando sono all'inizio, che magari secondo me il fattore campo a volte per la squadra che gioca in casa vuol dire, addirittura rispetto alla prima, il Livorno ha commesso molti più errori, anzi sì, sotto tutti i punti di vista, a partire da portiere fino ad arrivare all'attacco. Ma secondo me questa volta diciamo, i reparti messi peggio che hanno sbagliato di più sono stati la difesa e centrocampo. Centrocampo che ha perso delle palle incredibili, sbagliava dei passaggi incredibili e la difesa si addormentava. Occasione in cui magari bisognava dare una bella pedata per spazzare il pallone, chi voleva stentare la giocata, chi ha dormito, che è vero, si è perso palla. Addirittura mi è venuta in mente, parlando, mi è venuta in mente una scena in cui Cornelli, se non sbaglio, nel secondo tempo ha fatto un passaggio che doveva essere semplice, seppur rischioso, perché era orizzontale, a, se non sbaglio, Lambrughi, non so cosa abbia fatto, ha dato un passaggio brutto, lento, e Maccabino si prende con una mano Mazzoni, poi ha fatto il suo, ci è andata bene. Quindi Livorno che ha vinto in maniera fortunosa e continua, anche se ripeto, sono solamente inizi, a non giocare bene. Sembra di vedere una sorta, tra virgolette, per chi segue la Serie A di Inter dell'anno precedente. È vero che a livello di risultato magari alla fine andava a vincere con un gol, la maggior parte delle volte di scarto, però non impressionava, non giocava per niente bene, trovava gol a caso, diciamo non gol costruiti con elaborazione, la maggior parte delle volte. E Livorno, anche se siamo solamente all'inizio, per ora sembrerebbe faccia così. Lasciando stare la partita dell'altra settimana contro Alessandro, che si è perso, per quanto riguarda queste due, soprattutto, io riferisco a quella in casa, soprattutto questa va, Livorno non gioca. Io non so se, boh, ripeto, ormai me la valo già così, e prima o poi, se passerà un tot tempo e sarà sempre così, smetterò, però non so ancora se magari siamo all'inizio. Qualcuno magari non è ancora in condizione, magari non ha ancora la formazione ideale, bla bla bla. Resta il fatto che Livorno non c'ha il gioco.
gioco, sì, bisogna dirlo allo smando. E magari se tu lo facessi per dire quando manca, non so, un quarto d'ora, no? Che comincia magari un po' a sentire la fatica, bla bla bla, ci può anche stare. Ma che tu cominci a dire allo smando dopo subito, dopo 5 minuti fino alla fine della partita, mi sembra una mossa completamente sbagliata. Però questa, come dire sempre, è solamente la mia opinione. Poi che dire? Dire che boh, no, c'è di arte, che guardando le singoli bisogna sempre pensare, questa è una cosa che ci tengo a precisare perché ogni tanto magari soprattutto lo stadio che hai svariate persone accanto e senti un po' vari commenti, mi rendo conto che magari qualcuno sia tra virgolette si era troppo abituato, anche mi ero abituato ma non troppo quanto qualcuno, troppo abituato a vedere magari Livorno in categorie sicuramente importanti della Lega Pro, magari Serie B, ma soprattutto in Serie A, e magari quindi si aspetta sempre di, non lo so, di avere una squadra super mega competitiva, soprattutto in Serie Lega Pro, di averci giocatori Lega Pro, soprattutto di averci magari giocatori qualitativamente forti. Non bisogna dimenticarci che comunque siamo in Lega Pro, abbiamo, anche se sotto certi punti di vista va ringraziato, sotto altri se non è giustamente va criticato, abbiamo un presidente che si sa com'è dal punto di vista economico, dal punto di vista, anzi, quando c'è da tirare fuori i vaini, e quindi è inutile se non è criticare magari svariati giocatori, perché appunto, come ho detto prima, siamo in Lega Pro, e di certo per di Ronaldinho non ti ci può venire, soprattutto se magari non offri determinati soldi, oltretutto. Quindi questa è quanto, che magari uno si aspetta, dice, siamo Livorno, siamo retrocessi, bla bla bla, dice, però voglio lui, dice, buona sega, dice, alcune volte posso essere d'accordo con voi, però non scordiamoci che siamo Lega Pro. Di certi fenomeni non ce ne sono, o ce ne sono raramente, ecco. Quindi questo è quanto, così, era solamente per precisare una cosa che ogni tanto sento e magari si scorda un po'. Via, niente, detto questo, meno male comunque, nonostante tutto, si è vinto, perché alla fine, come Dio sempre, anche se magari avrebbe in altro modo, alla fine delle conta è il risultato, meglio già male vince che già bene perde, perché alla fine ha 3 punti, e niente, è andata bene stavolta, e proprio mi aspettando perché ragazzi, anche se quello non lo dico più, anche se siamo all'inizio, la Carrarese era ed è ultima strasciata, perché pare sia 0 punti, e se si va a patì così tanto contro Carrarese, perché ieri comunque in determinate occasioni secondo me la Carrarese meritava qualcosa di più, secondo me come ha fatto te un gol era giusto che anche la Carrarese ne facesse un altro, almeno uno, grassi e pari. Comunque se si va a patì con la Carrarese non so se si va già contro altre squadre che almeno sulla carta dovrebbero lottare per la promozione. Contro Alessandria si è visto cosa è successo e mettiamoci to che siamo all'inizio e il fattore campo. Altre volte io non so come andrà a finire. Bisognerebbe cercare un po' di trovare un minimo di gioco, di aumentare un po' il ritmo, perché così siamo veramente troppo lenti, a parer mio, di essere più concentrati, perché ok che ci stanno determinati errori, però magari errori elementari mi sembra un po' troppo. E niente, e magari quelle poche volte, perché ieri relativamente, però maggior parte, no, maggior parte a casa forte. Arriviamo davanti alla porta, bisognerebbe essere un po' più concreti, ecco, un po' più freddi sotto porta. Finalizzare bene quanto si crea. So che sono tante osi, però almeno qualcosa cercare di migliorarlo. Vabbè, altrimenti non ci posso fare niente, quindi ci vanno loro in campo. Via, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video. E guardiamo un po' come andranno le cose, sia soprattutto dal punto di vista di risultato che di prestazione, perché anche Vela chiaramente fa la sua parte, ha la sua parte. Via, ci vediamo al prossimo video. Ciao!